Benvenuti a Malfunk Education. Oggi parliamo della Lean. Che cos'è la Lean e da cosa è composta? La Lean è composta dall'unione di uno sciroppo per la tosse e dalle bevande gassate. Allora, la Lean, qual è il principio attivo della Lean? Il principio attivo della Lean è la codeina, che è derivato che è un oppiaceo naturale che si estrae dal paparo da oppio oppure viene prodotto sinteticamente in laboratorio. È un derivato della morfina. Poi praticamente la codeina, quindi questa sostanza può creare dipendenza, ovviamente può creare dipendenza, perché se assunta in grandi dosi, in grandi quantità, può creare dipendenza e può anche portare alla morte. È legale in Italia questa sostanza, ovviamente è legale in Italia, però ci deve essere una prescrizione dal medico per assumere questa sostanza e poi seguendo le dosi raccomandate dal medico. Cosa succede al nostro corpo quando si assume la Lean? Al nostro corpo quando si assume la Lean possono succedere letargia, sonnolenza, oppure se assunta in grandi quantità ovviamente, può esserci dissociamento dal nostro corpo e basta. La Lean, comunque abbiamo capito che è una sostanza che può creare dipendenza, può portare in grandi quantità, può essere letale in grandi quantità, e quindi cosa ne penso della Lean? Io penso che la Lean cosa devo pensare della Lean? Che non deve essere assunta in grandi quantità, fine. Se tu fai una cosa e assumi tante grandi quantità, no, la Lean non va assunta, fine. La Lean non va proprio assunta. La Lean non va assunta perché fa male, e quindi non deve essere assunta la Lean perché fa male. Quindi niente. Perché dentro c'è la codeina non fa bene. E basta. Questo, ragazzi, era quello che era la Lean. Cosa ne penso io della Lean? Penso che sia una sostanza che se assunta in grandi quantità può far male, quindi bisogna stare molto attenti a quello che si fa. E basta, tutto qui. E grazie per aver visto questo video. Ci vediamo in un prossimo Omar Falco Education. Ciao.